Non è stata un'escursione facile, ma la vista alla fine, come sempre, ripaga tutti gli sforzi fatti. Circa le 4 del mattino, è già un'oretta che cammino e mi trovo nelle Alpi orientali, nord orientali, sul supergruppo dell'Hochschwab, cima più alta Hochschwab, 2200 metri. L'obiettivo di oggi è una cima più distaccata, secondaria, intorno ai 1900 metri. Ciao a tutti, io sono Gaetano e l'obiettivo della giornata oggi è raggiungere l'alba in cima. Non si vede praticamente nulla. Ormai albeggia, ci sono dei colori bellissimi, un rosa molto intenso. Purtroppo io ho un'ora di ritardo sul tabellino di marcia. Per ingenuità ho seguito delle tracce che mi hanno portato fuori sentiero e ci ho messo una vita a recuperare il tragitto. Con ritardo clamoroso, però il panorama è veramente spettacolare a 360 gradi col sole che sta sorgendo lì. Questo è il Grismauer Polster Eisenerzreichenstein Leobnermauer. Bellissimo, un'alba spettacolare. È vietato guardare in basso. Non so se è peggio questo sole cocente che brucia, il vento che punge fino a dentro le ossa, o il rischio di prendere una scivolata e andare giù a valle in 30 secondi. Non è stata un'escursione facile, ho iniziato più o meno lì giù dove ci sono quelle case e ho risalito tutta la fiancata della montagna. Poi dal passo si può scegliere in che direzione andare. È stata molto più difficile di quanto avessi previsto. C'è molta neve, si è alzato un vento incredibile. La montagna in inverno è sempre qualcosa che può nascondere molte insidie. Come si vede, guardando verso ovest, le montagne acquisiscono maggiore altezza e la forma appuntita tipica delle Alpi, un po' come tutti le conosciamo. Andando verso ovest, le Alpi austriache, da questo punto in cui siamo, che è la Stiria, a circa 2 ore da Vienna, raggiungono 2500 metri. Andando sempre più verso ovest si arriva fino al Tirolo, dove la montagna più alta è Grossglockner, che raggiunge i 3800 metri. Mentre andando verso est i massicci tendono ad arrotondarsi e l'altezza massima adesso è 2200 metri, ma poi diventerà 2000 metri fino a scendere a 1000 metri e scomparire nel bosco viennese. Il programma della giornata era raggiungere all'alba la punta lì in alto, il Leobnermauer, al 1870 metri, e fotografare il sole che illuminava le montagne di fronte all'alba. Purtroppo ho fallito e mi sono trovato qui sul passo con un ritardo stratosferico. Poi si sono aggiunte altre cose, l'ora e mezza di ritardo, il percorso sbagliato, il vento forte, aver perso l'alba e non aver raggiunto la cima in tempo. Insomma, tutto questo ha influito un po' sulla mia freschezza mentale più che fisica, nel senso che praticamente ero abbastanza deluso. Insomma, la montagna dà, la montagna toglie. Alla fine ci si sente comunque ricaricati, è stata una bellissima esperienza e adesso non mi resta che rifare tutto il percorso a valle e scendere. Da qui giù si vede benissimo il Leobnermauer, che significa il muro di Leoben, e il punto più alto dove sono stato oggi.
Che dire quindi, in ultimo, escursione impegnativa, alba bellissima, comunque una bellissima esperienza, soprattutto perché l'ho fatta in mezzo ai camusci in uno spettacolo naturalistico veramente incredibile. Ora mi sento praticamente svuotato fisicamente e mentalmente, però questa è una caratteristica tipica della montagna, perché da un lato mi sento svuotato, dall'altro mi sento anche rinato, molto carico. Non vedo l'ora di tornare a casa, ormai sono quasi arrivato alla fine di questo tour. E la prima cosa che farò è scolarmi tutto il frigorifero. Ciao e alla prossima avventura.